Buongiorno a tutti, oggi breve video su un elemento di teoria musicale molto interessante che è la sostituzione di tritono ed è un modo per arricchire le nostre progressioni armoniche con una soluzione abbastanza originale, sfruttando naturalmente la magia delle armonie. Di cosa si tratta? Prendiamo semplicemente un accordo di settima di dominante all'interno di una progressione armonica e andiamo a sostituire quell'accordo di settima di dominante con un altro accordo sempre di settima di dominante, però su una nota che è un tritono superiore a quello iniziale. Cioè avanziamo di 6 semitoni e andiamo a trovarci un accordo corrispondente che darà una soluzione molto interessante. Per esempio, possiamo provare a fare una progressione armonica classica, per esempio un re minore, sol, settima di dominante, do, cioè. Avanzando di un tritono, andiamo dal Sol settima andiamo al Re bemolle, creiamo un accordo di Re bemolle settima dominante e quindi la progressione cambia in modo molto particolare. Passiamo quindi da questo che abbiamo appena sentito. Interessante, direi. Facciamo un altro esempio. Prendiamo una progressione proprio semplicissima, in cui però ci sia un accordo di settima di dominante. Potremmo fare un Fa maggiore, un Do settima di dominante, Fa. Andiamo a crearci la nostra sostituzione di tritono, andando in alto arriviamo a il sol bemolle, creiamo un accordo di sol bemolle di settima di dominante e andiamo a sentire come cambia, perché sarà anziché questo. All'interno poi della sostituzione del tritono ci sono delle varianti, c'è la variante tedesca, la variante francese, quindi è un argomento abbastanza interessante. È un artificio che noi ritroviamo nella musica classica, ma anche in quella jazz. Se l'argomento vi interessa, fatemelo sapere e vi farò un video più completo. Buona serata a tutti.